Salvatore Lipari insieme a Peppe Crea, due grandi amici, uno commissario tecnico ed ex pilota e l'altro pilota e organizzatore. Salvatore, allora, com'è questo percorso di Laganadi? È un percorso abbastanza... Molto tecnico. Molto tecnico. Sembra facile. Non è tanto facile, è un pochettino... Però si viaggia bene, è un bel percorso. Io sono contento, oggi ha piovuto un po' e adesso c'è il sole, abbiamo avuto una bella gara tutti. Di incidente, qualche fesseria è successa. Ci sta nelle gare, dai. Sono contento di fare queste riprese. Peppe, allora... Fratello, che abbiamo anche la stessa data di nascita. Come hai detto prima, è che sono pilota. Mi piacerebbe tornare indietro un po' nel tempo. Enzo Ferrari disse che non si può diventare ex piloti. Quando uno ha fatto il pilota gli rimane nel sangue. Sì, anche questo è vero, anche questo è vero. Però li guardo con una certa invidia forse un pochino, perché vorrei essere anch'io con la tuta ancora. Però... Cambiano i tempi, cambiano i ruoli, ma bene pure. Però già sei qua, ti vedo contento, sorridente insieme a Salvatore. È sempre una grande festa avere a che fare, insomma. E mai dire mai che tu non possa reindossare. Ok, no, mai dire mai. Mai dire mai. Ok, grazie Peppe, grazie. Ciao, Salvatore. Grazie a voi altri, grazie di cuore. Esatto, via. Davide Pignataro, allora, seconda esperienza nello slalom sempre vicino a Salvatore Lipari, giusto? Sì, ormai io sono l'allievo e lui il maestro. Salvatore, che diciamo di questo ragazzo? Dicevo che sono contento di spingere questi nuovi giovani a diventare piloti nell'ambiente delle corse, perché hanno le qualità, non solo lui ma altri. L'unica cosa che manca in questi paesi nostri è la cultura di poterli spingere, e saremo noi a farli andare a correre. E poi ovviamente noi faremo un passo indietro, ci saranno loro. È un giro. Sono contento di Davide, sì, che sì. Saranno ottimi risultati con una macchinetta fatta da loro e da ammirare molto. Certo. Ecco, proprio fatta a casa, dove è artigiana. E lui è un ragazzino che già alla seconda gara ci ha dato soddisfazione. Bene, Davide, percorso molto tecnico, come ti è sembrato, come l'hai interpretato? È molto bello, a me piacciono i percorsi tecnici e quindi sono abbastanza soddisfatto anche del tempo. Non posso chiedere di più vista l'esperienza, la macchina. Diciamo che stai acquisendo esperienza per lo slalom di Oppido. Sì, lì faremo carne da macello. No, allora, sempre nel senso buono. Grazie Davide, grazie Salvatore. A voi, grazie a voi.